si vede che ha una preparazione, che c'è una ricerca dietro e che c'è sicuramente un talento comico. Questo è un personaggio che tu devi portare avanti, che non devi abbandonare, perché è veramente la morte tua. È veramente molto comico e ha scritto anche un bellissimo testo. Molti rallegramenti, mi sei piaciuto molto. Grazie. Diego, sì o no? Provo a dire no. Allora, Diego dice di no. Paolo, tu che dici? Ma veramente c'è, cioè, veramente? No, è quello che dicevo anch'io. Siamo a... Ognuno deve essere... Dai, ragazzi. Anch'io dico onesto di no. Con se stesso. No? Sono due no, selvaggia. No? Per te è un sì o un no? Mi verrebbe una cosa che comincia con morte, ma è morte... Sì. Allora, è un sì sentito di Selvaggia e credo anche... Per far prendere un applauso a Selvaggia Lucarelli ogni tanto. Il nostro Pupi Avati diventerà determinante per il tuo passaggio al voto finale. No, io sono scandalizzato dai due no, sia di Ruffini che di Diego. Veramente, non li capisco. Allora, questo è il concorso dei comici o di che cosa? Lui può andare a raccontare una storia infinita, perché la morte può raccontare mille aneddoti, diventare uno dei personaggi di queste trasmissioni televisive di grandissimo successo. Ma questo non è un casting per una trasmissione televisiva di comici, quello lui lo può fare benissimo da domani. Ma potrebbe benissimo anche diventare un attore di un film comico. E io su questo ho un dubbio. Allora io ti dico togliti il dubbio, perché nella mia esperienza infinitamente superiore alla tua ti dico che lui non deve avere nessun dubbio, quindi è un sì. No, ma lui deve cambiare il no in sì. Non è che io è il mio maestro, sì, lui deve cambiare il no in sì. Ma io cambio su, cioè 4 sì tanto lui sì. Ma io dopo, cioè, dopo aver preso anche un cazziatore da Pupi Avati, sono al top, sono al topissimo, maestro.